A Cosenza è stato presentato Parole di Vita, il primo di 14 volumi in cui saranno raccolti gli scritti di Chiara Lubich. Padre Fabio Ciardi, curatore del volume, ha dialogato con il professor Enzo Bova in un incontro moderato dalla professoressa Maria Intrieri alla presenza del vescovo Monsignor Francesco Nolè. Ascoltiamo. Parola di vita, non solo perché danno la vita, ma perché vanno tradotte in vita. Questo ci insegna Chiara. Certo, perché Gesù, ogni sua parola è un invito a seguirlo, a compiere la volontà di Dio, e quindi sono parole che vanno vissute, cioè che trasformano anche la nostra vita. C'è una parola che ha messo particolarmente in crisi, Chiara? La parola che l'ha messa in crisi è quella che ha deciso della sua vita. E è amatevi l'un l'altro come io vi ho amato. Quel come. Quel come che poi lei ha riscoperto che è Gesù che sulla croce grida verso il Padre e in quel grido lei raccoglie tutto il dolore del mondo. Quindi l'amore tra di noi deve essere un amore come quello di Gesù, capace di dare la vita per l'altro. Cosa dice oggi Chiara ai giovani? Lei ha parlato sempre di, parlando ai giovani, soprattutto di un mondo unito, e uomo mondo. Cioè la capacità di avere un cuore grande, che accoglie la diversità, che non giudica, che sa costruire una società di vera fraternità. La parola chiave è proprio la fraternità. Come le famiglie vivono la spiritualità di Chiara? Durante tutto l'anno noi ci si incontra periodicamente, ci si sofferma su una parola di vita che si vive in tutto il movimento la stessa, ma non è tanto per fare una riflessione o una spiegazione teologica, quanto per mettere in comune come si è vissuto, raccontarsi i fatti, come diceva stasera Padre Fabio, raccontarsi le esperienze. Perché se uno l'ha vissuto non può dire una cosa, ecco, mettere in luce i frutti che ha portato quel mettere in pratica la parola di vita. Come si vive l'unità tra i vari focolarini, sparsi in tutto il mondo? Tra gli strumenti che ci danno la possibilità di vivere quest'unità, appunto, abbiamo la parola di vita. Questo foglietto mensile, che se visto come foglietto rappresenta uno strumento cartaceo, ma va ben oltre perché è una parola del mese, quindi di uno dei Vangeli delle domeniche di quel mese, che viene letta e commentata alla luce delle esperienze quotidiane. Quindi viene tradotta in 90 lingue e diffusa in diverse parti del mondo e ci accomuna perché vengono riportate in essa piccoli momenti di vita quotidiana, momenti di famiglia, momenti di fragilità, di dolore vissuto e superato proprio all'aiuto di questo scambio di esperienze. E quindi la parola vissuta, come raccontava San Paolo nelle lettere appunto apostoliche, le lettere pastorali che scriveva alle comunità, questa parola che viene vissuta anche attraverso il dolore, il superamento di diversi ostacoli che si frappongono a quello che è l'annuncio della fede. Come Paolo lo racconta alle sue comunità, così noi cerchiamo di viverlo nella nostra vita quotidiana di coppia, di famiglia, prima di tutto perché abbiamo scelto il sacramento del matrimonio e quindi a immagine di quella bella immagine trinitaria che nella famiglia è presente, quindi attraverso quella presenza particolare che rende la famiglia tale, che è la presenza di Gesù, è lui che ci dà la forza per rivederci nuovi tutti i giorni e nei momenti di difficoltà riprendiamo questo foglietto cercando di ricavarne quelle giuste pillole che ci aiutano a dire superiamo questa difficoltà, questo momento di dolore. Un aspetto concreto, come diceva Giulia, appunto è questo, il ritrovarci tra famiglie e mettere in comune quella che è stata l'esperienza personale di famiglia insieme ad altre famiglie. E si scopre poi che ognuno, no, ha avuto, lo spirito ha suscitato cose nuove, quindi approcci nuovi a vivere quella parola per quel mese. E questo scambio reciproco di questo dono, no, che ci facciamo d'amore reciproco, che ci aiuta e ci fa andare avanti.